cose. Innanzitutto voglio ringraziarvi per poterci trovare quest'oggi in questa formula così inedita, così inattesa, ma si vede che questo tempo di pandemia, di grande fatica, sofferenza, sta comportando, se volete così, anche delle novità che sarebbero state assolutamente impensabili fino a poco tempo fa. Un incontro simile sarebbe stato impensabile 5-6 mesi fa. E quindi cogliamo anche delle opportunità nuove con questo tempo, insomma. C'è un qualcosa di nuovo che sta emergendo e che noi dobbiamo cogliere, accogliere e portare avanti e incoraggiare. Come nasce questo percorso? Nasce semplicemente perché, come poi avrete modo di vedere durante gli incontri, durante i quattro incontri, noi innanzitutto all'interno della Caritas Diocesana ci siamo resi conto che i tempi sarebbero stati così particolari, così difficili per tanta gente che bisognava cambiare paradigma, approccio, assolutamente da cambiare. Per cui rimettere al primo posto la carità come atto di giustizia, rimettere al primo posto non l'elemosina semplicemente, ma aiutare le persone ad approcciare a qualcosa che siano i loro diritti. Allora io condivido con voi qualche slide e vi leggo una storia e ho finito. Eccolo qua. Perché noi abbiamo questa situazione, guardate. Vivere in tempi di post-Covid è come se dovessimo vivere, come dire, dopo un'era, cioè ci ricorderemo questo periodo come un cambiamento notevole e i prossimi anni ne avremo ancora di conseguenze significative rispetto a questo tempo della pandemia che sta comportando anche una specie di pandemia sociale, ecco, se volete. Allora, a che cosa siamo chiamati in questo periodo? A ritornare con forza sulla carità in chiave di diritti, ad informarci e informare le persone. Perché spesso le persone non sanno nemmeno quali sono le forme di tutela varate. Bisogna tornare alla carità di diritti in criteri di giustizia, proprio per non dare per elemosina quello che invece spetta per diritto. Se noi riusciamo ad essere, a fare questo tipo di passaggio, non si può dare per elemosina ciò che è dovuto per giustizia. Facciamo un atto non soltanto di cittadinanza buona, di attivismo civico, ma un passaggio forte di costruttori del regno di Dio. Perché il regno di Dio è per giustizia, il Signore ha fatto giustizia nel salvarci. Non ci ha regalato la salvezza per elemosina, ma per l'amore e la giustizia, perché era ingiusto che il peccato ci tenesse schiacciati. Quindi questi sono alcuni passaggi semplicissimi che nell'Evangelii Gaudium che vi consiglio di leggere e di masticare tante volte, quanto mai attuale questa enciclica dell'Evangelii Gaudium. E vado avanti. Quindi che cosa significa questa carità per diritti e per giustizia? Significa che coloro che bussano spesso presso le nostre porte, le nostre parrocchie, i punti dove noi li accogliamo, sono poveri da tanti punti di vista. Non solo materialmente, guardate. Le persone sono povere anche culturalmente, per la padronanza di lingua, perché se ad un cittadino straniero viene chiesto di compilare un modulo, si perde tante volte. Allora, riuscire a prendere per mano le persone che sono poveri materialmente, poveri culturalmente, poveri dal punto di vista della lingua, magari anche delle relazioni, perché non hanno nessuno, noi facciamo un atto di giustizia e che è carità vera. Quindi questo percorso nasce perché abbiamo detto dobbiamo imparare a prendere i piccoli, i poveri e prenderli per mano, passo passo e accompagnarli. Non riempire le loro braccia soltanto e semplicemente con qualcosa che gli diamo, dopodiché vai tranquillamente per la tua strada, ma prenderli per mano a fare il loro tratto di strada. Allora, che cosa è successo?
È successo che questa pandemia è come se fosse questa enorme devastazione di bosco. E voglio parlarvi di una devastazione di bosco del famoso uragano Lothar, che probabilmente qualcuno di voi conosce e si ricorda bene, perché nel 1999 questo uragano Lothar ha dilagato sull'Europa, in modo particolare nell'est della Francia, con venti a più di 150 km orari. Si stima che con questo uragano più di 300 milioni di alberi siano stati, come dire, abbattuti solo sul territorio francese. L'uragano ha lasciato anche dietro di sé uno spettacolo desolante, un po' come queste immagini che forse voi riuscite a vedere, in cui alcuni forestali addirittura non hanno potuto sopportare questa devastazione. Perché dicevano, c'era un forestale che diceva: se crolla una cattedrale, la ricostruiamo. Una quercia da 300, da 400 anni, non la ricostruisci. Allora, che cosa è successo? Dopo la catastrofe, alcuni tecnici si sono messi, fior fior di tecnici così, ad elaborare un progetto per rimboschire la foresta dopo la tempesta. A dire, dobbiamo rifare, fare in modo tale che la tempesta riacquisti la stessa forma. Ovviamente, che cosa è successo? Che mentre loro facevano questi progetti, il tempo passava, i mesi passavano, per cui dopo un po' di tempo, quando si sono presentati sul terreno direttamente, hanno fatto una grande scoperta. Hanno scoperto che il bosco, da devastato che stava già ripartendo di suo, anzi, hanno scoperto subito che stavano spuntando alcuni alberi che prima non c'erano, che però favorivano una specie di fauna e di flora che erano impensabili fino a quel momento che ci fossero, che addirittura c'era una specie di ritorno di animali che prima non c'erano. Per cui si sono trovati nel bivio che la natura li aveva preceduti, anzi il modo di averli preceduti era semplicemente addirittura un modo migliore rispetto ai loro progetti che avevano fatto. Hanno visto che il bosco stava rinascendo, riorganizzandosi in modo diverso, ma con delle sorprese che loro non si erano mai immaginati, non pensavano mai che potessero accadere. Per cui che cosa poi hanno detto? Allora, non possiamo di nuovo distruggere ciò che la natura ha fatto. Mettiamoci in un'ottica di accompagnamento di questa realtà che sta rinascendo, aiutiamola, promuoviamola. Ma noi siamo alleati della stessa natura, dello stesso bosco. Non costringiamo il bosco a fare esattamente quello che vogliamo noi. E dopo un po' di tempo i risultati sono stati strabilianti, perché è nato, ecco, una cosa nuova che mai pensavano che fosse possibile. Io perché vi racconto questa storia? Perché noi abbiamo avuto una devastazione con la pandemia e una devastazione sociale. Come dire, le macerie sociali cominceranno a vedersi sempre di più. Non possiamo entrare nell'ottica di dire dobbiamo ricostruire tutto come era prima, perché vi ricordate, prima non era proprio tutto così buono. Prima tutti dicevamo che il welfare a volte è ingiusto, che non è attento agli ultimi, che esclude proprio coloro che ne hanno bisogno, che la natura e l'attenzione all'ambiente, dobbiamo fare molta attenzione all'ambiente. Poi durante la pandemia abbiamo visto gli animali che si sono ripresi in mano, come dire, la situazione, l'aria pulita e le acque pulite, trasparenti e così via. Quindi siamo in questa situazione qui. Sviluppare sempre di più non una pastorale, una carità di rimboschimento, ma di accompagnamento della realtà. Allora, questo significa, guardate, che questo nostro tempo è un tempo di grande opportunità. Stiamo passando in una specie di enorme crisi, che in greco crisi è setaccio, è un tempo nuovo. C'è una grande opportunità, magari la realtà ci aiuterà a cosa dobbiamo incoraggiare. Se partiamo da questo criterio, prima la giustizia e la dignità. E la seconda cosa che mi dico e ho finito, bisogna che viviamo, torniamo a vivere con forza in ottica di fede, la logica della pietra scartata. Quando sono debole, allora sono forte, anche il tempo pasquale ce lo ricorda questo. Quindi io ringrazio per la presenza, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per organizzare il tutto e lascio la parola a Giustino.